Benvenuti o ben ritrovati su Rev Strategy, rieccoci qua su Europa Universalis 4 Antebellum con il nostro impero ellenico, seconda grande potenza. In realtà, qua siamo indietro, tutti indietro di un'istituzione qua. Ah, c'è Malacca lì sopra. Bello vedere l'Olanda ottava. Voi direte, come fa a essere ottava? A parte che questi territori sono tutti anti 40 di Dev, ma hanno tutto il Canada. E anche in realtà il New England, le 13 colonie praticamente, grosso modo quasi tutto. Curioso, curioso, curioso. Il nostro conflitto con il Rus di Kiev è inevitabile, ma siamo in tregua. L'alleanza è stata rotta non troppo tempo fa. Quello che vogliamo fare adesso è la guerra agli Abbasidi per stabilire la nostra egemonia sulla penisola araba. Abbasidi che però sono alleati con il gigante indiano, uno dei giganti indiani, Jaunpur. Jaunpur che tra l'altro è in guerra con la Persia. Ah, stanno andando a prendere. È roba mia. L'Andalusia ha sbloccato le idee dominazione globale. Ah, ok, c'è un gruppo di idee dominazione globale oltre che l'egemonia, una cosa unica della mod. Curiosa come cosa. Molto. Ah, ce l'ho anch'io, possibile. Se si perde una guerra, perdi il gruppo di idee, però. Quindi c'è quel rischio lì. Caspita, è fortissimo questo gruppo di idee. Parte l'assolutismo massimo più alto, ma vabbè. Fa colonizzare l'interno dell'Africa, che in questa mod è più difficile perché è più realistico. Questa mod arriva fino all'età vittoriana. Più potere commerciale globale, poi più forza d'artiglieria, tantissima efficienza amministrativa e le finisher. Più 20% beni prodotti e manpower insieme. Una combo devastante. Va bene? Ne terremo conto. Ne terremo sicuramente conto. Aspettiamo un po' di truppe da queste parti. E per il resto qualcuno deve pure andare a occupare la capitale degli Abbasidi. Andate! Andate! Per carità. Eccoci qui. Volevo andare a difendere i territori persiani. Non per fare un favore alla Persia, ma per fare un dispetto agli Abbasidi, ovviamente. Giù, 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 giù. Ribelli in Kuhistan. Perfetto, sono qui. Comodissimo. Erano di strada. Finiti i moltissimi core che stavamo facendo. Per fortuna avevamo accumulato un bel po' di capacità governativa. Questi sono tutti nella zona di Hormuz. La compagnia commerciale di Hormuz è solida, quindi va bene così. Aspettate che qua mi è morto un generale. Guardate qua quanto è abile questo, perfetto. Andiamo a ingaggiare con due armate. Continuano ad arrivare truppe. Ok, siamo abbastanza, la dovremmo vincere. Esatto, l'abbiamo vinta. Sono arretrati. E come si sono arretrati? Aspetta che qua ci sono degli Abbasidi. Finita intanto la guerra della Tunisia, qui a noi frega poco. Eravamo entrati più per sostegno morale che per altro. Siamo persone carine noi. Decisi verso Jaunpur. La rivoluzione è nata in Boemia. Sono arrabbiati. Ok, giù di conquiste qua. Chi è il bluetto qui? Mara, ok. Pensavo fosse qualcosa di strano, ma no. Guardate l'Egitto com'è prolifico a occupare questi territori. Degli Abbasidi, estremamente rapido. Caspita, questi hanno un po' di navi di troppo qua. Non riusciamo a riprenderci Hormuz. Adesso mi hanno fatto saltare il mercante, sta a vedere. No, per fortuna no. Un po' di ribellioni. Più che ribellioni, insomma, tumulti, ma non ribellioni vere e proprie. Anche Teheran è un core. Andiamo a riprendere i territori che Jaunpur sta provando a scippare alla Persia. Nostra futura via di espansione. La Persia è nostra. Si è visto come si sono offesi lì in Ucraina. Ok, dai.
Abbracciamo l'illuminismo, è fatta. Siamo avanti coi punti. Siamo avanti coi punti di brutto. Allora, tech militare la prendo. Non cambia ancora, però, la fanteria. Fammi un po' vedere. Compagnia commerciale di Hormuz. Quindi niente di così interessante. Cosa c'è qui? Bisogna essere musulmani, quindi non ce ne frega che cosa c'è. Regione di Isfahan. Facciamo un bello stato qui. Qui siete curdi. Qua siete persiani per caso? Posso accettarli come cultura adesso? Già, sì, accettiamo la cultura persiana. Torna molto utile. Ovviamente Jaunpur ci sta dando filo da torcere. Fammi portare sulla stabilità a più 3. Gli abbasidi no, ma Jaunpur ci sta dando filo da torcere. Distrutto un'armata da... Quant'era? 30.000 così. Non avevano il generale. C'erano dei rinforzi in arrivo. Fermatevi, non ingaggiate. Hanno comprato, hanno assunto dei condottieri da Deccan. Guardateli lì. Khorasan, imperialismo contro il Khorasan. Da dove è uscito fuori il Khorasan? Ah, l'hanno liberato, ok. Jaunpur ha liberato il Khorasan. Sono tentatissimo di attaccarlo immediatamente così. Durante questo conflitto. Ma no, dai. Non è il caso di essere così violenti. Quelli devono tornare a casa in patria. Andiamo verso nord. Riesco per caso a fare già pace con Jaunpur? No, non accettano. Il Kosovo ora produce carbone. Hanno scoperto questa cosa incredibile, bellissima, chiamata carbone. Cosa fa Delhi lì sopra? Mannaggia Delhi. 10.000 uomini, ma come fanno poi? Questi di qua. Tutto questo casino per dare una bastonata agli abbasidi. Fantastico. Ci hanno preso Aleppo. Maledetti. Iniziano gli eventi dell'industrializzazione perché al carbone, per fortuna, noi un pochino ne abbiamo. Non tanto quanto vorrei. Qua c'è l'inseguimento di queste armate di Jaunpur. Hanno dei forti. Tutti livello 8, sti forti, ok. Costa parecchio gestirli allora. Le relazioni con Yuan sono comunque sottoterra. Mi dispiace alquanto. Fammi reclutare un generale per questa armatina. Siamo anche saliti di professionalismo. Bene così. Fammi fare una manifattura. Più 1,39 pazzesco. Fammi fare anche workshop dove c'è il carbone. Qua assolutamente rendiamo stato, togliamo tutto dal Kosovo e dal suo carbone, non vogliamo solo più poco, il pieno valore della provincia. Quanta capacità governativa abbiamo? 1321 consumata di 1484, ok. Tra un po' ci dobbiamo rifermare, ma tanto voglio dare pezzi degli abbasidi al Libano. Bene, un'altra provincia è caduta qui. Non vogliono comunque chiamarsi fuori? Sono tenaci? Continuate a essere tenaci, cosa vi devo dire?
Tenacemente cocciuti. Andiamo a riprenderci sta fortezza qua di Aleppo. Intollerabile non averla. Perfetto, più 2 di sviluppo così da un evento positivo. Cresce il business di non so neanche cosa. È un evento positivo, quindi ci piace. Canali e dighe a Nicea? No, no, non esageriamo, non voglio investire 1000 ducati in canali e dighe. Quanto siano cose belle. Viva i canali e le dighe. Ci siamo ripresi Aleppo. Ok, posso fare sicuramente pace con Jaunpur adesso. Non mi danno nulla in realtà. No, no, no. Vogliamo qualcosa da loro adesso. Devono pagare. Si sono impicciati fin troppo. Quindi adesso devono contribuire anche loro. Finita la nostra tregua con Kievan Rus. Non credo che ci attacchino alle spalle. Ricordatevi che abbiamo degli alleati molto potenti che non dovrebbero tradirci. Non hanno motivo per tradirci. Quindi boh. Speriamo in bene. Andiamo verso la capitale lì. No, qua assolutamente ci sono troppe truppe nemiche. Concentrazione. Aspetta, aspetta, questi li riusciamo a ingaggiare da soli? Oh, sì, li abbiamo ingaggiati da soli, tranquilli. Non avevano un generale, ho visto che gli era morto un generale in mezzo al deserto. Erano in territori occupati da noi, quindi non potevano rireclutare. E abbiamo... Li siamo zompati in testa, via. Altra tecnologia. Su con le manifatture, ragazzi. Dobbiamo essere i più ricchi del reame. Specchio, specchio delle mie brame. Vediamo se riusciamo a ingaggiare anche quest'altra armata mentre isolata. Stanno arrivando dei rinforzi. Dovremmo ritirarci. Troppi rinforzi, esatto. Ah, avete sentito il barrito dell'elefante? Non mi farei una pace con Delhi. 210 ducati. Grazie. Continuano ad assumere condottieri da Deccan. A soldare mercenari. Mai fidarsi dei mercenari. Anche la fortezza di Mewar è caduta. Ora ci danno un po' più di cose. 1100 ducati e una provincia. Sì, dai. Magari aspettiamo ancora un pochino. Ho messo i beni. Fammi ingaggiare qua. Un'altra armata distrutta. Dai che adesso ci danno qualcosa in più, magari. No, queste province valgono tutte un casino. Bani Yas è caduta. Bani Yas. Altra manifattura. Questi 8000 non hanno speranze. Bam, spazzati via. Hanno tutti forti livello 8 anche nell'entroterra. Guardali lì. Hanno un sacco di uomini comunque. 139000 effettivi. Molti da quelle parti. No, in realtà non ne restano tantissimi qui sotto, sembrerebbe. Devo continuare a fare anche municipi e tribunali per la capacità governativa, perché in pochissimo tempo non ne avremo di nuovo abbastanza. Ok, dai, 1400 ducati e una provincia. Anche che è solo una dannata provincia. Mettiamo subito a fare il core.
ci hanno finanziato lo sviluppo di un po' di cose saporite. A proposito, Force Limit 290 su 295. Qualcosa che posso costruire di monumento, che ha senso costruire? La prigione dell'oblio? Che diamine è? Aumenta l'efficienza del sopprimere i ribelli. No, no, non so cosa farmene. Non so neanche cosa mi rappresenta, sinceramente, storicamente. Ah, si possono già fare. Ah, ma davvero? Già il momento di fare le fornaci? Eh sì, sono già sbloccate, ha senso. Ok, quando finisce qua facciamo anche un'altra fornace. Beh, non è niente male. Se solo ci fosse più carbone nei nostri territori. Fammi vedere i beni. No, ho detto beni. Però non così. Mi fai vedere solo. Esatto, fammi vedere il carbone più vicino. C'è carbone latente qui. Quindi prima o poi arriva, perfetto. Carbone latente qui ed è in mano ai russi. Ne hanno un tot di latente qua sopra. Kharkiv, ovviamente. Ok, adesso possiamo finalmente cambiare l'artiglieria. Ora che siamo in guerra, per modo di dire. Non siamo più davvero in guerra. Quantomeno non è difficile, via. Possiamo fare una bella pace con gli abbasidi. Appena possibile. Questo lo do al Libano. Questo lo do al Libano. O no? C'è un centro commerciale? Ma sì, certo che voglio darlo al Libano. Tanto il Libano ci gira tutto il potere commerciale, quindi perché no? Siamo quasi al confine con Mara. Mara ha alleato con Kilwa, Etiopia. L'Etiopia sarà un problema. Facciamoci un po' di velocità 5, dai. Intanto, aggiorniamo una flotta, espandiamo una flotta commerciale. Mettiamo anche un po' di counting house in coda. Dove conta. Facciamo contare il più possibile. Vediamo un po'. C'è un elenco di persone che ci hanno dichiarato rivali. Francia, Deccan, Jaunpur e Rus di Kiev. Mannaggia, mannaggia, mannaggia. Devo davvero provare ad allearmi con Kiev, eh? Mi mandano 180.000 uomini a nord, contro i russi? Più probabile di riuscire ad allearsi con Yuan a sto punto. Fatemi riportare sulle relazioni con l'Andalusia, va? Non dico che la situazione è critica, ma c'è da lavorarci. Devo spendere un po' di punti. Siamo i primi per entrate adesso. Fai così. Ben distanti da poter proclamarci egemoni, ma primi per entrate. Questi dove sono rimasti? Sono rimasti lì in India. Farsi gi la gita. Ok, ho capito. Quanto ha il Libano di Liberty Desire? 37%. Non posso esagerare con i territori da dargli. Facciamo così. Questo ce lo prendiamo noi direttamente. Libano, questa è roba nostra. Voilà. 365 ducati. Gli abbasidi erano arrivati fino a qui. Che dice? Ci prendiamo Socotra? Ma questo è un centro commerciale qua da Dramut.
No, è solo un porto. Beh, in realtà sì, c'è qualcosina. Prendiamo questo, poi è difficilissimo gestirlo. Ma io lo prendo comunque, ma sì, dai. Rido in faccia alla logistica. Tanto lo rendiamo immediatamente poi. Come non può essere reso un centro commerciale? Ma allora lo do allo Yemen. E all'Egitto magari. E allo Yemen. O al Libano stesso? Non so mica. Per adesso non lo diamo a nessuno. Abbiamo eclissato già un pur, c'è quello di buono. Con tutte queste province che abbiamo preso, abbiamo blindato la compagnia commerciale di Hormuz. Cosa abbastanza importante per noi. Niente, già un pur ci ha ridichiarato rivali, hanno fatto una finta. Fatto avanti e indietro, avanti e indietro. Adesso, per quanto riguarda Rusty Kiev... In realtà sarebbe una guerra quasi equa. Guarda che roba. Onesto. Loro con Polotsk, che però è questo vassallino che gli resta, e Kartli, che è qualche altro vassallo minuscolo che hanno, più la Bulgaria, che ha 30.000 uomini, vabbè. No, ma basta la Bulgaria. Contro noi. Guerra abbastanza onesta, sì. Ci sto seriamente pensando. Vediamo se riesco a fargli rompere l'alleanza con loro, sì. Non che entrino al nostro fianco, allora i magiari in questo caso. Proviamo ad allearci con Kilwa. No, non sembra convinta Kilwa. È morto il re, lunga vita al re. C'è una reggenza allora. La Basilissa Teocleia Tiblatites, ma che nome? 53 anni, va bene. C'è la reggenza, quindi volendo potremmo comunque dichiarare guerra. Ma siamo poi pronti per una guerra del genere? Abbiamo due fortezze attaccate qua. La verità è che non sono mai abbastanza. La verità è che dobbiamo fare una qui. E un'altra. Ci tocca farla. Qua c'è steppa, però la facciamo qua, in mezzo alle colline. E questa la smantelliamo, però. Poi magari viene fuori che la Russia c'ha queste truppe esagerate. Ho i miei dubbi, ma non si sa mai. 294.000 uomini. Quante truppe ha la Francia? 240.000. Allora conterà anche l'Andalusia? La missione qua dice bisogna avere un'armata più grande di tutte le nazioni europee. Vabbè, se conta anche l'Andalusia, che effettivamente in Europa non ce la faremo mai ad avere 500.000 uomini. La stratocrazia non regge tutte queste truppe. C'è da lavorarci. Quando finisce la nostra tregua con la Persia? Tra troppo tempo, tantissimi anni. Addestratevi, addestratevi. Iniziamo a fare una bella rete di spie su Kievan Rus, che comunque aiuta con la velocità degli assedi. Siamo avanti tecnologicamente, abbiamo uno in più, sì, 10% di efficienza commerciale, bellissimo. Guarda quanti soldi stiamo facendo. Altra bella fornace in Kosovo. Sì. Economia che tira. Dove ci sono montagne qua? Un po' dappertutto in realtà. Nel senso che qua c'è proprio la catena dello Zagros. Ma qua ci tocca chiudere in zone non montagnose, però. Dobbiamo fare una fortezza livello 8 ad Ardalan.
Costano ste fortezze, non c'è da scherzare, infatti mi scoccia parecchio. Estratevi anche voi, per favore. Tecnologia 25, tecnologia 25 anche qua. Ci addestriamo anche qua nel sud Italia, perché no? Abbiamo già Zeus e Ares tra i nostri. Prima della guerra, con una guerra dura così, probabilmente metteremo nel nostro Pantheon anche Atena, che ci dà un'altra disciplina, 2% di disciplina 2.5 e riduzione della War Exhaustion. Quindi siamo più disposti a combattere più a lungo. In questo modo avremo una triade completamente marziale. E ci tocca probabilmente farlo, sapete? Una flotta grossa più di Deccan mi dà tutto sto morale? Ma sì, dai, facciamolo. Tanto vogliamo espandere le navi commerciali qui. Un po' di galè. E voglio anche fare qualche trasporto da queste parti. Fammi aumentare qua l'autonomia così non si ribellano. E non voglio andare a prenderli lì. È arrivato l'illuminismo in Francia? Ironia della sorte. Ci ha messo un po' troppo tempo. Francia ha ceduto una provincia alla Svizzera. Come caspita è successo? Vabbè, non voglio neanche saperlo. La Francia ha ceduto una. Anche Zurigo? Cosa vuol dire che non sono stati in grado di tenerli? Stanno ricedendo i cantoni alla Svizzera, non so come mai. Vabbè. Non so esattamente che cosa stia succedendo. Mille diciotto ducati. Campi reggimentali per tutti. Una volta che abbiamo più manifatture per gestire più armate. Penso che generiamo più soldi, possiamo gestire più armate. Quello che ci serve è Force Limit Extra per poterle effettivamente avere queste armate in più. I magiari ci chiedono di entrare in guerra con loro contro la Carniola. La Carniola è alleata con la Francia, tra le altre cose. Ma voi siete pazzi? Non sembra però che la Francia sia entrata in guerra. Papa, Passau. C'è il Papa, facciamo così allora. Esatto, mettiamo un po' di interesse lì. E accettiamo. Andiamo dritti verso Ancona. Aspettate un attimo. Andiamo avanti con i punti militari di nuovo. Siamo prima grande potenza? No, siamo sotto la Francia, non di molto. L'Andalusia poi ovviamente ci ripasserà sopra. Per qualche motivo il Papa ha un sacco di truppe da queste parti. Andiamo a combatterlo. Quante truppe ha Kievan Rus'? 270.000 con 268.000 riserva. Assolutamente non preoccupante, ragazzi. No, no, non fanno una paura esagerata. No. La nostra fortezza lì a Spalato è ancora a livello 2 arretratissima. Esatto, infatti cade sempre così. Cade facile facile. Beh, almeno è facile da riprendere, cosa vi devo dire? Lato positivo. Guarda quanti campi reggimentali posso permettermi. Prima potenza economica. Nonostante non abbiamo colonie in America. Il commercio della Via della Seta si sente. Andiamo ad attaccare quelle truppe della Carniola. Quanti rinforzi, ragazzi. Sono arrivati troppi rinforzi. Crisi commerciale per un anno? Triste. Ma i magiari ne hanno di truppe o dichiarano guerre così a caso? Che non si possono permettere di gestire. Sì. Più danno dell'artiglieria. Prendiamo il potere. Ci siamo ripresi Spalato.
Ma che? Fanno una fatica bestiale a mandare i rinforzi. Ce l'hanno fatta però. Facciamo contento il clero. Gli Han hanno dichiarato l'età dell'oro. Esistono ancora? Sì, la Cina è divisa in questa maniera obbrobriosa. Obbrobriosa. Davvero strana, via. Magari non obbrobriosa. C'è un po' di Counting House. Bello. Che abbiamo un tot di bonus sulle costruzioni. Ad esempio, la nostra reggente è un'altra che ha una passione per l'architettura e si sente. Forza, ragazzi, fate cadere quella fortezza lì negli Abruzzi. Se vogliamo ottenere qualcosa da questo conflitto. Un po' di punti. La nostra reggenza è una lealista. Ok. Ci mancherebbe la madre. Manca pure la madre che fa i ciocchi, le cose strane. E la madre del nostro Dionisio. Caro Dionisio. Oh, ce la stanno facendo finalmente questi magiari. Ora, se noi riusciamo a far cadere sta fortezza, magari poi ci danno qualcosa. Paura che se non ce la facciamo in tempo finisce male. Ribelli al Cairo? Mi ero appena messo. Stai facendo? No, stai lì. Vai, prendi quei ribellini. Presi. Ok, siamo pronti a uscire da sta guerra. Quando volete. È ancora la fortezza, tra l'altro, non gli Abruzzi. Ed è caduta! Era ora. Ce l'hanno data? Non ci hanno dato niente? Vi odio. Non ci hanno dato gli Abruzzi. Vi odio, Magiari, siete davvero inutili. Vi tengo buoni solamente perché non volevo combattervi insieme alla Russia, davvero, sarebbe stato problematico. E davvero inevitabile la situazione. La guerra con la Russia si deve fare e si farà. In uno dei campi regimentali. Nuova fornace qua negli Imereti. Facciamo anche un po' di caserme. Zelo religioso, così convertiamo più velocemente. Guarda qua tutte queste province zoroastriane. Poi io faccio pace bianca con la carniola. A me non me ne frega più niente. Faccio dare un po' di soldi. Guarda lì quanti soldi mi hanno dato. Che bravi. Ci finanziano la crescita dello Stato. Tre manifatture. Ah, vedi che sti magiari proprio inutili non sono. E adesso con calma iniziamo a fare un'ulteriore armata. Nel mentre che i campi regimentali finiscono. E la guerra con la grande Russia. Arriva in un attimo. Quando meno ve lo aspettate. Fai così per adesso. Bene. Quanti ne abbiamo in coda? Ne abbiamo altri 8. Il force limit. Sì, tra un po' avremo abbastanza force limit per fare un'altra armata da 40.000. Ora! Spostati. Speriamo sulla militarizzazione dello Stato. Caspita, ma non mi puoi dare un bel licenza commerciale più 10%, che sono un sacco di ducati per noi? Eccolo qua. No, non lo posso promuovere perché è di una cultura strana, è armeno. Sono tentato di accettare la cultura armena così a forza. Sono pochissimi?
Caspita. Ma ce ne sono qua in Cilicia, però. In questa mod. Bene così. Tutto sto casino per accettare la cultura armena. Sì, avrei dovuto accettare la serba, non importa. Sono pigro, volevo il consigliere giusto. Ho il consigliere giusto. Siamo pronti. Quasi, quasi. C'è qualche altra fortezza che vogliamo fare? 8, 8. Qua è tutta steppa. Lì una volta era tutta campagna. Qua ci sono solo altipiani. Sicuramente bisogna fare un'altra fortezza qua, allora. Ci vogliono 29 mesi, ma io non posso aspettare così tanto. Fortezze o no, la guerra si fa. La rivoluzione in Boemia? Hanno fatto la Repubblica Ceca. La Furia Ceca. Morto un comandante, se ne fa un altro. Ok, direi che ci fermiamo qui. Siamo davvero lì. Raggiunto quasi il nostro force limit. Guerra tra titani nel prossimo episodio. Davvero guerra tra titani. Come andrà a finire? Ma speriamo bene, perché sennò sapete che figuraccia. Grazie mille per essere passati. Noi, come sempre, ci vediamo in un prossimo video. Ciao, 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 ciao.